Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo ancora una volta su Genshin Impact, giusto per dare uno sguardo veloce al nuovo evento che è stato rilasciato qualche giorno fa e che mi dispiace non aver potuto trattare prima all'interno del mio canale, ma ho avuto diversi impegni e col fattore che sto lavorando a più progetti contemporaneamente, giustamente mi portano via più tempo del previsto. Nuovo evento presente all'interno del gioco, ovvero Lost Riches, che ci permetterà in un qualche modo di passare, diciamo, il tempo tra un evento che è appena finito e il nuovo evento che poi teoricamente dovrebbe susseguirsi verso la fine del mese. Per quanto riguarda questo evento, non è, diciamo, non c'è tantissimo da dire. Ci sono, diciamo, soltanto delle piccole, diciamo, delle piccole cose da notare, dei piccoli avvertimenti che più che altro farò anche all'interno di questo video per evitare di perdere ricompense e soprattutto per evitare di perdere la possibilità comunque di accumulare più risorse. Per quanto riguarda questo evento, ovviamente tutti i giocatori potranno partecipare all'evento che comincia, o per meglio dire, è cominciato giorno 8 gennaio. E che durerà fino al 18 di gennaio, fino alle 3:59 server time. Vi ricordo che quando parliamo di server time, e quindi voi leggete un orario, dovete aggiungere un'ora rispetto a quella che è effettivamente l'orario del server, perché noi che stiamo in Europa, soprattutto noi italiani, dobbiamo considerare un'ora in più. Ok? Quindi 3:59 che viene convertito alle 4:59 del nostro orario, ovviamente adesso che siamo in questo periodo. Mentre invece per quanto riguarda lo shop, durerà da giorno 8, sempre di gennaio, quindi in concomitanza con l'inizio dell'evento, fino al 22 di gennaio, quindi lo shop che dura sempre qualche giorno in più, proprio per permetterci di poter raccattare e di poter ottenere tutte le ricompense presenti all'interno dell'evento. Per quanto riguarda invece la possibilità di poter effettuare questo evento, quindi di poter partecipare all'interno di questo evento, bisogna essere almeno rank 20 o superiore e aver completato il prologo dell'atto 1 di Outlander Who Caught the Wind. Quindi, questo prologo, che comunque abbiamo visto più volte come requisito per poter iniziare un evento, è comunque, diciamo, una sorta di startup per quanto riguarda tutti i personaggi o comunque per quanto riguarda tutti i giocatori presenti all'interno del gioco. Proprio per darvi comunque la possibilità di poter fare già gli eventi a partire praticamente da subito. Per quanto riguarda invece le guidelines che ci sono state fornite dal sito ufficiale, bisogna parlare con quest'uomo, ovvero Ullman, che si troverà praticamente allo Stone Gate, facile da sia riconoscere dalla mappa, perché comunque avrà, come potete vedere, il suo simbolo indicativo, che ci permetterà di vedere dove si trova la sua posizione precisa sulla mappa, e una volta che avremo parlato con lui per ottenere delle info, avremo la possibilità di poter ottenere giornalmente delle zone in cui sarà possibile trovare dei tesori. Fondamentalmente è un evento molto semplice che si può comunque svolgere in un paio di minuti. Detto proprio sinceramente, si può svolgere veramente in un paio di minuti, giusto proprio il tempo di trovare la zona e poi successivamente cercare effettivamente le monete o comunque le ricchezze, che ci vengono proposte all'interno del gioco. Come potete vedere, abbiamo la possibilità di poter trovare diverse aree, per quanto riguarda il ritrovamento dei tesori, che saranno un totale di 14. Quindi non lasciatevi ingannare dalla prima pagina che si ferma a 5, perché ce ne saranno diverse, con una special treasure che si sbloccherà secondo condizioni speciali. Come potete vedere, abbiamo diverse aree presenti all'interno della nostra mappa, dove sarà possibile ottenere l'indicazione per quanto riguarda la zona prossimale dell'area e un'immagine che ci permetterà di capire effettivamente dove sarà l'area interessata. Un po' come le ciocografie, magari per chi
ha giocato a Final Fantasy, o fondamentalmente più nello specifico Final Fantasy 9, aveva a disposizione le ciocografie appunto per individuare la locazione del tesoro. Ecco, questa praticamente è la stessa identica cosa. Abbiamo una visualizzazione prossimale del luogo dove è la mappa e dove si trova ovviamente il tesoro, e poi successivamente saremo noi a trovare appunto il tesoro. Come potete vedere, ci viene indicato anche la cifra di tesoro da dover trovare all'interno di questa zona, e poi ovviamente una volta completata la prima zona avremo modo di sbloccare le aree successive. Avremo la possibilità di equipaggiare un Treasure Seeking Sealy, che praticamente è una sorta di pet, di minion, che adesso vi farò vedere praticamente dalle immagini successive, che ci darà la possibilità di individuare questi tesori all'interno dell'area. Proprio perché una volta individuata la zona specifica del tesoro, come potete vedere, avremo una sorta di cerchio giallo, un po' come le Hunt Quest, o in generale come le Quest in generale, dove avremo la possibilità di poter individuare la zona del tesoro. Quindi noi dovremo girare nella zona indicata per appunto ricercare i tesori. Una volta che avremo trovato tutti i tesori all'interno dell'area, questa zona ovviamente sparirà, quindi non sarà più possibile cercare altri tesori all'interno di essa. E successivamente, una volta aver completato la zona, quindi aver completato il tesoro, il Treasure Seeking Sealy sarà praticamente inutilizzabile, proprio perché questo è una sorta di minion, è una sorta di companion che ci viene affidato solo ed esclusivamente per queste missioni. Come potete vedere, questo è il nostro companion che ci accompagnerà durante l'esplorazione della mappa e che ci accompagnerà durante, diciamo, la ricerca dei nostri tesori. Man mano che noi ovviamente ci avvicineremo al tesoro, il colore del nostro fantasmino in questo caso aumenterà la sua intensità, e un rumore in sottofondo simile a un metal detector ci indicherà la vicinanza del tesoro al nostro cospetto. Quindi più diventa chiara l'immagine del nostro companion e più forte è il rumore da metal detector fondamentalmente nelle nostre cuffie o comunque nel nostro gioco, e più saremo vicini al tesoro da trovare. E poi, una volta trovato il tesoro, avremo una sorta di punto luminescente, un po' come quando andiamo a cercare gli obiettivi in giro per la mappa, proprio per identificare il luogo del tesoro. Come potete vedere, qui vi faccio vedere anche tutte le varie GIF che sono state messe appunto dell'esplorazione, e poi come potete vedere, una volta che troveremo il tesoro avremo questo fascio di luce che praticamente ci permetterà di trovare il tesoro, e poi come potete vedere in alto avremo la quantità di tesoro trovato e la quantità corrente alla sinistra e la quantità totale di tesoro sulla destra. Una volta completate le varie aree per quanto riguarda ovviamente le varie aree di tesoro che ci sono state affidate, avremo la possibilità di poter sbloccare una special treasure clue, quindi una zona di ricerca speciale dove appunto potremo sbloccare un tesoro speciale. Ora, per quanto riguarda questo tesoro speciale, ad alcuni ha sbloccato anche delle coop. Le coop non verranno sbloccate a tutti, quindi diciamo che per chi non le ha sbloccate prima sicuramente le sbloccherà dopo. Io per esempio non ho sbloccato nessuna coop, ho sbloccato soltanto un evento normale, una sfida normale senza coop. Poi, informandomi un pochettino in giro, ho visto che effettivamente ad alcuni aveva sbloccato la coop e ad alcuni invece no. Quindi non prendetevela se non trovate la coop durante la vostra prima special treasure, perché sicuramente troverete magari la coop nella prossima area appunto di zona del tesoro speciale. Infatti, come viene scritto qui, while searching for treasures, traveler main encounters difficult challenge that might be easier to summon with the help of teammates.
Quindi è possibile che noi, durante la ricerca di questi tesori, possiamo trovare, come potete vedere, delle challenge coop che solitamente fatte da sole possono risultare difficili, invece in compagnia risultano decisamente più facili. Io per esempio ieri ho fatto appunto la mia zona speciale del tesoro, ma avevo una challenge normalissima, l'ho fatta, l'ho completata, ma non avevo la coop. Non so se perché ero forse di livello troppo alto, ma non credo, perché comunque anche se sono rank 52 con il mondo al 7, non penso che sia una cosa che comunque dipenda dal fattore del mondo o in generale del tuo rank avventuriero. Come potete vedere ci sono le varie possibilità ovviamente di affrontare le coop, sia poter creare la stanza e permettere alle persone di entrare nel proprio mondo, oppure noi stessi teletrasportarci e andare nel mondo di un'altra persona che in quel momento sta cercando qualcuno per effettuare la stessa coop. Un pochettino come funziona la coop in generale all'interno del gioco, quindi come funzionano i dungeon, come funzionano gli eventi, come funziona un po' tutto all'interno di Genshin Impact. Abbiamo anche uno shop a disposizione dove potremo scambiare appunto le nostre ricompense. Le nostre ricompense non saranno altro che queste monete che raccoglieremo all'interno dell'evento, che potremo spendere all'interno dello shop per poter comprare poi successivamente varie ricompense, ovvero primo Gems Heroes With, che sarebbero praticamente i libri per aumentare il livello dei nostri personaggi, le mistiche enchantment ore che ci servono per potenziare le armi, soldi, quindi fondamentalmente mora, e poi ottenere uno dei tre mini sili praticamente a disposizione sempre e comunque in modo permanente. Per quanto riguarda l'ottenimento del mini sili, ancora fondamentalmente non si sa se avremo la possibilità di poterlo sfruttare con un effetto addizionale. Sinceramente parlando non ne ho idea, non è stato rilasciato nulla di tutto ciò, quindi tecnicamente dovrebbe il tutto essere soltanto un fattore estetico, quindi potete scegliere tranquillamente il colore che più vi aggrada e poi successivamente tenerlo come vostro companion, come vostro minion, giusto così per estetica. Come potete vedere, abbiamo la possibilità comunque di poter equipaggiare il mini sili e poter utilizzarlo come companion, come pet. Solo che ovviamente non potrà essere utilizzato, infatti come potete vedere qui, it cannot be used to search for more iron coins. Quindi non potrà essere utilizzato ovviamente per la ricerca di altri iron coins. Proprio perché una volta finito l'evento e una volta terminato lo shop, non avremo la possibilità appunto di sfruttare queste caratteristiche per l'ottenimento per l'ottenimento di altri iron coin. Quindi a quanto pare, ripeto, è soltanto una questione estetica, non credo che sia collegato a un qualcosa di specifico all'interno del gioco, o se così fosse non lo è per il momento. Quindi potete scegliere tranquillamente il vostro sili preferito, infatti come potete vedere ve li faccio vedere praticamente qui, quello azzurro e quello rosé, e poi successivamente quello dorato, curcuma, che potrete ovviamente utilizzare. A me sinceramente piace tantissimo quello rosé, non so se magari qualcuno concorderà con la mia scelta, ma tecnicamente io veramente sarei disposto a prendere quello rosé. A me questi colori un po' così particolari mi piacciono parecchio, e quindi non lo so, questo rosé che mi ricorda anche un po' Goku rosé, mi garba parecchio, quindi probabilmente questa sarà la mia scelta. Detto questo, non c'è nient'altro da aggiungere per questo nuovo evento, quindi abbastanza semplice, un passatempo fondamentalmente che potete fare da soli oppure in compagnia tranquillamente senza nessun tipo di problema. E detto questo, ovviamente vi auguro buona fortuna nell'accumulare i vostri iron coins per poterli scambiare successivamente nello shop. Vi auguro buona fortuna anche nel trovare appunto a disposizione le coop per poter fare l'evento insieme ad altri e quindi accumulare magari un pochettino più risorse in fretta. Non vi preoccupate, vi ripeto, se non è uscita la coop subito, ovvero il primo giorno, così come non è uscita a me, uscirà molto probabilmente nella seconda fase, proprio perché ci saranno altre special treasure che si potranno
potranno sbloccare appunto tramite il ritrovamento di diverse zone bonus. Sicuramente io le farò in live, vediamo se magari riesco comunque ad accumulare qualche cosina in live, quindi mi troverete comunque sul mio canale Twitch, per chi magari non lo sapesse che è tutto nella descrizione. E niente, detto questo, io spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se anche voi prenderete appunto il mini Sili Rosé, così da entrare nel team Rosé. E detto ciò, io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima.